È l'Europa della libertà, titola così questa mattina la Gazzetta del Mezzogiorno dopo la folla oceanica di ieri a Parigi. Buongiorno e benvenuti a Fatti e Misfatti, nuovo appuntamento, nuova settimana. Magari salutiamo un po', ne parlavamo proprio prima con i nostri ospiti, prima di iniziare la nostra trasmissione, anche tutte le persone che in questo momento sono a casa perché influenzate. Un caro saluto, naturalmente ci stanno seguendo. Allora, Europa della libertà, ricordiamo il titolo in prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno perché tutti quanti voi, tutto il mondo ieri ha visto questa enorme manifestazione con i 50 capi di Stato, simbolica anche l'idea, la fotografia che li vedeva abbracciati contro il terrorismo. Però noi magari oggi con i nostri interlocutori e con i nostri ospiti partiamo magari dal futuro, da chi sarà il prossimo cittadino di questa nostra nazione, di questa nostra regione, ma naturalmente anche dell'Europa e speriamo unita, e cioè i bambini. Perché oggi abbiamo qui ospiti in studio una serie di rappresentanti di un progetto che arriva dalla città di Trani, Trani città dell'infanzia, e passo subito a presentarvi gli ospiti. Dalla mia sinistra il dottor Carlo Avantario, medico all'interno naturalmente di questo progetto della rubrica Maternità e Ginecologia, naturalmente sul portale, ma poi affronteremo con il dottor Lamantario naturalmente tutte le altre problematiche. Accanto al dottor Lamantario, Annalisa Stillavato, mamma della rubrica Le mamme raccontano, sempre per quanto riguarda il portale, ma anche presidente dell'associazione Armida. Poi li abbiamo messi accanto perché sono anche uniti, diciamo, nella loro vita civile, e cioè la dottoressa Serena Gisotti, coordinatrice digitale del portale www.Trani Città dell'Infanzia, e il dottor Vincenzo Di Bari, ideatore proprio del progetto Infanzia di Trani e coordinatore del gruppo praticamente di lavoro. I cittadini del mondo, Vincenzo, sono un po' i futuri, i prossimi cittadini del mondo sono proprio i bambini, e voi da giugno dello scorso anno praticamente avete pensato proprio a quasi dedicare attraverso il portale, attraverso delle rubriche, ma attraverso proprio un progetto articolato qualcosa per i bambini. Prima di lasciarti la parola vorrei ricordare i nostri numeri di telefono, cioè lo 080 898 4954 per entrare in diretta con noi, o attraverso WhatsApp, cioè il 333 7189933. Ecco, la regia manda in sovrimpressione i nostri contatti. Allora, Vincenzo? Come hai benissimo anticipato, l'ideazione del progetto Infanzia per Trani nasce proprio dalla sensazione e dalla voglia di guardare la città, le nostre città e nella specie Trani, da un altro punto di vista, e cioè avere l'ideale di una città a misura di bambino. È proprio da questa voglia che emerge, è chiaro, per quanto mi riguarda in virtù di esperienza di genitore, ma attraverso appunto colloqui anche con amici che si occupano direttamente tramite attività sportive o associazioni ludico-ricreative dell'infanzia e dei bambini, che a giugno del 2014 abbiamo cercato di pensare e di realizzare un progetto appunto di città. Un progetto che è un contenitore di proposte e di idee da fornire all'amministrazione comunale dell'epoca di giugno, perché era insediato il centrodestra, però diciamo, questo è un progetto che sarà posto anche nelle prossime Certo, un progetto che non amministrazioni, un ha colore progetto che non ha politico, colore politico, perché assolutamente. Penso che non ha nemmeno territorialità perché è No, esportabile in qualsiasi vabbè, noi essendo parte. tranesi, quindi diciamo siamo partiti da Trani. Quindi è un elaborato di proposte e di idee affinché appunto realizzate attraverso delle azioni programmatiche che ci siamo date, potessimo un giorno, spero il prima possibile, avere appunto una città a misura di bambino.
La domanda, scusami Vincenzo, nasce, diceva qualcuno, spontanea, ma Trani, come, senza localizzare, come altre città d'Italia, d'Europa, o meglio, Trani come altre città, dicevo, sono a misura di bambino o ci sono degli step magari? Allora, direi che in questo momento storico ci sia parecchio da fare. Questo perché, diciamo, prima di tutto io quando ho ideato il progetto l'ho pensato e l'ho ideato per una città a misura di tutti i bambini. Tutti i bambini, cioè vuol dire anche bambini con diversa abilità o con difficoltà economica. Quindi attraverso la realizzazione di queste azioni programmatiche, che adesso ve ne elencherò alcune, noi pensiamo di realizzare appunto una città dedicata a tutti i bambini e tutelando appunto i diritti di tutti. Il primo passo che noi ci eravamo posti, diciamo, da raggiungere era quello della prima azione programmatica, e quindi creare un referente all'interno delle istituzioni e quindi un assessore dedicato completamente all'infanzia e alle politiche per l'infanzia. Perché a Trani, quindi non il classico alle politiche sociali, ma diciamo dedicato completamente, sì, perché, a tutto quello. Diciamo, avendo il progetto nel cassetto, dico io, quindi avevamo bisogno di un referente politico che affrontasse tutte le problematiche inerenti all'infanzia e coordinasse assieme agli altri assessori il progetto stesso. Ho scritto una lettera il 6 giugno, ho scritto una nota di richiesta al sindaco avvocato riservato, che diciamo, è stato così gentile da accettare e quindi da istituire finalmente una delega delle politiche per l'infanzia a un assessore che aveva già altre deleghe, però diciamo, è stato il primo passo con cui creare appunto un'interlocuzione con le istituzioni. E Vincenzo, in questo periodo, sappiamo, ma lì non entriamo nel merito delle vicissitudini che in questo momento sta attraversando il comune di Trani, e in questo periodo, cioè da giugno fino a fine novembre, quali sono state le azioni reali proprio grazie al vostro supporto? Allora, diciamo, l'azione più significativa l'ha realizzata la società civile finora, e cioè noi. Quindi noi abbiamo realizzato un portale cittadino, www.tranicittadellinfanzia.it, che è una pubblicità di tutti gli eventi ludico-ricreativi e sportivi della nostra città, che sostiene appunto il progetto Infanzia per Trani. Ed è anche contenitore di rubriche professionali dirette agli utenti, che in questo caso sono le famiglie. Quindi questa è, diciamo, l'azione programmatica che noi abbiamo realizzato. Dal punto di vista delle istituzioni c'è stato riscontro per quanto riguarda la richiesta di istituzione di parchi giochi per bambini e quindi accessibili a tutti. C'è un atto di indirizzo ancora in piedi, esattamente data 6 ottobre, firmato dall'assessore a ramo, quindi politiche per l'infanzia, il professor De Simone, che appunto indirizza i dirigenti stessi all'acquisto di giostrine per bambini disabili da collocare nei nostri due parchi giochi all'aperto, quindi Villa Comunale e Villa Bini, e quindi finalmente da renderle accessibili a tutti. Perfetto, quindi qualche azione concreta in questi primi 6 mesi di questo coordinamento, perché è esattamente un coordinamento, perché se non erro sono circa 30 gli attori principali, o forse anche di più. Gli attori sul portale sono una trentina, e quindi i professionisti stessi, però il gruppo che io poi ho chiamato Laboratorio di Trani Città dell'Infanzia attualmente è costituito da una 60ina di persone, quindi diciamo sta avendo piano piano sempre più seguito.
il progetto. Perfetto, visto che hai già accennato a questo portale che ricordiamo è www.tranicittadellinfanzia.it, in questo portale ci sono delle rubriche e infatti gli altri ospiti di oggi, a partire da Carlo Avantario, è dedicato proprio a questo, ad un supporto, a dei consigli per quanto ti riguarda, naturalmente legato anche alla professione, ricordiamo tu sei un medico ginecologo e quindi di conseguenza cosa fai all'interno di questo portale? Sì, io se mi consenti dilaziono un po' la risposta, perché anch'io voglio così approcciarmi a questa trasmissione partendo dalla tua osservazione su quello che è successo nel mondo. Questa folla oceanica a Parigi, che significato ha? Un'attenzione ai diritti delle persone che con queste barbarie, con queste discriminazioni religiose, confessionali, eccetera, poi alla fine non si afferma più. Eppure l'Europa è la patria, la culla del diritto, la culla del rispetto dei diritti. E in questo, ecco, anche se tardi, è chiaro che sono contento, ma oltre che riaffermare i diritti, io penso che dobbiamo affermare un'identità. Siamo un'Europa che può essere, diciamo, propositore di cambiamenti, di inclusione, non certo di derive estremiste, via gli immigrati, assolutamente no, però un'inclusione. E con questa identità ribadire con forza siamo una nazione unica, un'Europa unita, che parla con una sola lingua, cioè il diritto, il rispetto dei diritti di tutti, e anche l'inclusione, affrontare i problemi non come fanno alcuni gli immigrati, no. Siamo persone e abbiamo diritto. E questo ci riallaccia all'idea di Enzo, che di Serena, di Annalisa, di tutti noi che abbiamo aderito a questo progetto. Perché? Perché Enzo non è solo l'ideatore, è un ideatore che sogna e che realizza. Io mi sento un po' vicino, anche se con qualche anno di differenza, però mi riconosco un po'. I diritti dei bambini, sembra una cosa strana, no? Perché parlare dei diritti? Una cosa dovrebbe essere diciamo sottintesa, dovrebbe essere, eppure non è così. Abbiamo visto questi giovani, questi ragazzi mandati a fare i kamikaze, cioè queste vite così che non. I ragazzi arruolati con i bambini, arruolati con forza in alcune. E ricordiamo in Nigeria, una bambina di 9 anni è diventata un pacco bomba. Un pacco bomba, benissimo. Non parliamo poi dei diritti, la dispersione scolastica, le sevizie, la pedofilia, eccetera. Quindi parlare di diritti che si traduce poi in questo progetto per l'infanzia, città a misura di bambino, che non vuol dire solo le strutture, quindi le strade, i parchi giochi, per carità, va tutto bene, ma vuol dire essenzialmente un'educazione che va data da quando il bambino comincia, quindi nelle scuole, e servirà per loro, perché hai detto bene, sono i futuri uomini, ma se non si educano da adesso, se, ecco, magari questa idea della città, la città a dimensione di bambino, per essere di aiuto ai genitori, e poi magari in un successivo momento esprimerò altri concetti, perché il bambino non è un'entità, è certo. Un'entità che comincia da molto molto prima, fin al grembo materno, ma qui si aprono altre. Torniamo alla domanda che mi hai fatto tu, e cioè che cosa facciamo noi? È chiaro che l'esperienza professionale, devo dire insieme a una collaboratrice un'ostetrica, così manteniamo questa rubrica un po' per cercare di creare un dialogo con le famiglie, le mamme, per gli aspetti strettamente ginecologici e ostetrici, ma così per una consultazione snella, diciamo, no? Perché poi chiaramente le strutture mediche, gli ambulatori, la medicina privata, per carità. Ma ci siamo sentiti di accogliere l'invito, perché evidentemente c'è questa esigenza a volte di essere di aiuto ove le strutture pubbliche non ce la facessero, ma soprattutto per rispondere velocemente anche a fattori banali, insomma.
che è semplice, è facile da, per quanto riguarda interagire, immediato. Anche perché poi abbiamo dei mezzi abbastanza veloci ormai e quindi perché non sfruttarli. Annalisa invece, Tucuri, oltre ad essere, ricordiamo, il presidente dell'associazione Armida Tucuri, la rubrica Le mamme raccontano, sempre su TraniCittàDell'Infanzia.it. E cosa raccontano le mamme? Allora, prima di tutto, come Associazione Armida siamo stati, insomma, felici di supportare il progetto, perché ovviamente aspiriamo tutti a una città a misura di bambino. Noi mamme, io insieme a altre due mamme, Giovanna De Simone e Patrizia Cormio, raccontiamo la quotidianità, quindi quello che ci succede ogni giorno, ma soprattutto, insomma, cerchiamo di coinvolgere quindi altre mamme, e perché no anche i papà, non leviamoli, insomma, dal discorso, perché, insomma, mamma, papà, genitori. E quindi cerchiamo di coinvolgerle nel progetto prima di tutto, e poi in queste rubriche, quindi le mamme raccontano la quotidianità. Raccontano la quotidianità. Serena, tu sei un po' la coordinatrice digitale, quindi un po' l'anima di questo progetto, almeno quello che poi appare attraverso internet, attraverso anche la comunicazione. Però fino a questo momento abbiamo parlato di voi verso i bambini, e i bambini invece cosa raccontano? Allora, diciamo che la cosa che mi preme sottolineare è proprio che questo portale è nato per avvicinare le famiglie, perché siamo abituati generalmente a attraversare il web con miriadi di portali complicatissimi nel loro utilizzo, complicatissimi nel reperimento di informazioni. Perché si ha un po' la mente confusa, no? Su quello che realmente dovrebbe essere comunicato. Quindi il target di riferimento in questo caso sono le famiglie, e quindi mi sono posta nella condizione di pensare attraverso gli occhi di un bambino e di una mamma e di un papà. Che cosa vuole fare il bambino o la mamma o il papà quando entra in una finestra? Avere tutto a portata di mano. Quindi facilità, esecuzione immediata. Infatti confermo che il portale è molto intuitivo, quindi di conseguenza. Esattamente, esattamente. Tra l'altro poi ha una grafica semplicissima che richiama proprio l'infanzia, cioè il bambino disegna in maniera elementare, non disegna con software di forte grafica fantasmagorica, ma il bambino disegna con la sua mente, soprattutto esprimendo i suoi pensieri nella maniera più semplice possibile. Quindi semplice esecuzione, semplice reperimento di informazioni e soprattutto vicinanza. Perché lo scopo è questo, tra l'altro ho cercato proprio di riunire tutti i professionisti nel modo più semplice possibile, perché ho dovuto anche pensare che non tutti fossero predisposti ad una comunicazione digitale, perché non, diciamo, non c'è comunque la competenza in questo senso. E allora ho pensato bene di creare delle finestre in Facebook Streaming, quindi delle finestre che fossero istantaneamente portate sul portale e diciamo nella loro espressione dei contenuti viaggiare quasi da sé. Quindi ognuno esprime i suoi contenuti con la sua professionalità, che devo dire è eccellente, perché senza volerlo questo portale ha accolto una professionalità di livelli veramente straordinari, sia in termini proprio specifici, proprio di preparazione, e in termini di valori, quindi cuore, passione, amore, e questo proprio mi rende fortemente fiera, perché poi c'è un rispetto dei campi di applicazione, un rispetto degli intenti, un rispetto del lavoro altrui che veramente si evince in maniera tangibile, e questo è il portale di Tranicittà dell'Infanzia, una sorta di annullamento del filtro tra utente finale e famiglia che scrive per l'utente finale,
proprio per il perseguimento di un obiettivo comunicativo e divulgativo, in modo tale da eliminare qualunque barriera comunicativa. Abbiamo dei dati sugli accessi in questi periodi? Allora, considerando che il portale è in fase ancora di start-up, perché vuole dei tempi proprio di concretizzazione digitale, parlo in termini di SEO e comunque analisi dei dati statistici, però devo dire che... Si vede, è proprio la coordinatrice, perché ha anche dettagli tecnici. Assolutamente sì, però devo dire che i risultati già ora sono strabilianti. Sono strabilianti perché c'è una forte viralità, per viralità intendo una condivisione eccellente dei contenuti, un interesse suscitato nell'utente finale che esprime gradimento, gradimento con commenti, gradimento con condivisione dei contenuti. È quello che noi, diciamo, vogliamo fare proprio, la condivisione di contenuti interessanti che possano avvicinare proprio la cittadinanza. E ancora più sul tecnico questa domanda, e arrivano tutti da Trani gli accessi o invece, visto che parli di virale... Sì, è bello che la virale sta abbracciando molto le città limitrofe e dirò anche una chicca in questo caso, siamo arrivati anche oltre, per cui c'è gente approdata dalla Russia, dall'Inghilterra e dalla Germania. Quindi avendo fatto questa analisi già mi sono resa conto che effettivamente il tema infanzia nelle sue molteplici sfaccettature accoglie universalmente proprio la cittadinanza in senso totale, quindi di qualunque provenienza, di qualunque diciamo accesso anche in internet. Perfetto, complimenti quindi all'idea, al progetto e a quello che sarà, perché come dicevi tu Serena, siamo ancora in una fase di itinere proprio di tutto quanto. Vincenzo, visto che parliamo di infanzia, vi siete confrontati o vi confrontate o vi confronterete con le scuole, perché poi i bambini fondamentalmente, a parte le famiglie, poi dove vivono, qual è l'altro luogo cardine, sono proprio le scuole. Certo, ci siamo confrontati e le dirò di più. Noi abbiamo avuto il sostegno oltre delle istituzioni, attraverso addirittura un banner applicato sulla home page del sito del Comune di Trani, anche di tutte le scuole d'infanzia e primarie di Trani. Quindi tutti e quattro i circoli hanno aderito con entusiasmo al progetto TraniCittadellinfanzia.it, ma anche al progetto Infanzia per Trani, e suggeriscono tutti i progetti scolastici al nostro portale attraverso la mail di riferimento eventi@trancittadellinfanzia.it, così da pubblicizzare tutti i progetti appunto scolastici effettuati nella nostra città direttamente dalle scuole, e offrire così in tal modo sostegno alla nostra iniziativa. Per quanto riguarda, io spulciavo un po' il portale questa mattina prima di iniziare la trasmissione, vedevo per esempio che se non erro ieri c'era un evento legato alle varie prescrizioni online se non erro da domani o da dopodomani inizieranno, per quanto riguarda i ragazzi che devono iscriversi in altri istituti. C'erano anche delle presentazioni per quanto riguarda dei libri, suppongo proprio dedicati all'infanzia, nei prossimi giorni, quindi questo tipo di appuntamenti specifici. Certo. Per quanto riguarda invece, e ritorno su Serena, le rubriche, a parte quella di Carlo e di Annalisa, cos'altro abbiamo? Abbiamo cercato chiaramente di abbracciare varie sezioni, varie tematiche, quindi c'è la rubrica dedicata alla salute che ha due medici di tutto rispetto all'interno, che sono il dottor Mimo Carbone e la dottoressa Alessandra Russo, che si occupano prevalentemente di pediatria in tutte le sfaccettature, anche toccando diciamo la branca diretta pure dell'oculistica, perché è necessario anche capire diversi step per la prevenzione e la cura di determinate malattie, certo, anche degli occhi, che spesso sono sottovalutate, vuoi per l'età, vuoi per gli impegni familiari, non si riescono immediatamente a percepire. Poi ci sono varie communities, oltre a quelle delle mamme, c'è la comunità dei nonni. Che infatti è una domanda che poi avrei fatto, ma anche i nonni sono interessati. Assolutamente sì, perché il nonno che cosa fa? Abbraccia tre generazioni, quindi è stato papà, è stato bambino, è stato papà e alla fine nonno, quindi riesce a leggere attraverso un percorso di vita
fatto di maturità e quindi anche di emozioni, di sensazioni diverse, per cui racconta la sua esperienza diretta e anche magari messaggi di vita più saggi che molte volte l'età non consente di avere, no? Poi c'è la rubrica dedicata alla diversabilità, dove effettivamente è necessario anche capire attraverso gli occhi di una persona diversamente abile come viene vissuta la città. Perché molte volte noi non siamo neanche in grado, non avendo determinate problematiche, di capire che cosa una persona affetta da determinate problematiche possa avere bisogno. E quindi anche leggere attraverso i suoi occhi la quotidianità ha tutto un altro aspetto, e comunque assume un altro colore. Poi ci sono, oltre alla rubrica del dottor Avantario, ci sono le rubriche dedicate all'intrattenimento, quindi la lettura, i racconti con Rosangela Cito, Enzo Covelli, la guida turistica Andrea Moselli, che praticamente cercano di avvicinare il pubblico anche alla cultura. Perché? Perché un po'... Purtroppo e per fortuna per alcuni versi, l'avvento di internet e quindi anche dei dispositivi mobili ha un po' azzerato la lettura. Quindi non si è più abituati a leggere, non si è più abituati a recepire i messaggi dettati dalla lettura. E quindi diciamo i bambini hanno necessità proprio di leggere racconti, di evincere anche la morale che viene da questi racconti. Sono tantissime le rubriche, è un portale tutto da scoprire, tutto da vivere, teatro, cultura, tutto insomma, giurisprudenza, fiscale, giurisprudenza c'è l'avvocato Luca Volpe, straordinario, che dà informazioni legali specifiche in tema infanzia, sulla tutela, sui diritti, in campo fiscale c'è il dottor Vincenzo Di Bari, affiancato da Anna Figliolia, che effettivamente danno anche quelle pillole di conoscenza all'utenza finale su normative, su agevolazioni fiscali che per le famiglie ci sono, ma molte volte non si conoscono e quindi non si capisce neanche qual è il percorso giusto da fare per poterli ottenere. Quindi, insomma, un portale amico delle famiglie, in tutti i sensi. Insomma, Carlo, una città virtuale che però si ritrova nel mondo reale. Leggo un'altra cosa importante nella che già è emerso, innanzitutto una precisazione, non seguo solo io il nostro portale, ma insieme a una giovane ostetrica, Valentina Di Quonzo, e questa simbiosi poi dà questi frutti. Dicevo, e che cosa leggo in questo progetto? Io leggerei anche questo percorso educativo, formativo, di cui c'è bisogno dappertutto. E su alcuni temi che mi hanno appassionato in maniera particolare, perché i temi che stiamo affrontando, l'ho detto Serena, sono tanti, stiamo perché ormai mi sento parte della famiglia. I temi sono, a me interessa per una mia formazione personale, una mia passione personale, l'educazione politica, una sorta di educazione civica che manca. Ormai sì, nelle scuole non si fa più. Non c'è, ma va implementata di più, perché... far capire che la politica è necessaria nonostante le distorsioni, far capire che la politica è servizio vero, cioè al servizio della comunità, perché senza politica non si regolano i rapporti, insomma è una esperienza amministrativa, perché sentiamo spesso dire ah ma quanto tempo, ma questa burocrazia, questa democrazia, quindi spiegare perché ci sono questi tempi. E questo fa pensare al consiglio comunale dei bambini, perché già da adesso un consiglio comunale che deve essere permanente, articolato. Diciamo, a Trani non è presente, scusami la domanda. In maniera istituzionale no. C'è stato un esempio tanti anni fa, che per un paio di volte si è fatto il consiglio, ma non c'è stata una costituzione che persiste finora. Oppure sulla sicurezza. Si parlava stamattina, mentre venivamo qui a Corato, sul progetto Vigili Bambini. Noi sappiamo che in Italia ci sono, sappiamo, io ho sentito una notizia alla radio qualche tempo fa, di quanti morti, di quanti pedoni sono investiti e gran parte sulla strisce pedonale. Manca l'educazione civica, perché se ci spostiamo al nord, già al di là dei folli, degli ubriachi, va bene, però...
L'automobilista che vede si ferma con molto anticipo. L'automobilista che vede, che sa di questi pericoli, deve essere educata, rallenta, segue, e questo non avviene. Allora, se noi ci sforziamo di educare i bambini e far capire che guidare, sì, non basta saper guidare, ma bisogna guidare sapendo che c'è il pedone che passa distratto senza le psicologie pedonali, adesso il pedone che telefona e quindi te lo vedi all'improvviso, se c'è il ciclista, quindi insomma una serie di cose che dobbiamo cominciare da adesso, dico io. E poi sulla salute, la salute l'accennava Serena in senso lato, ma io mi concentrerei inizialmente sul problema dei rifiuti e dell'ambiente, quindi noi non vinceremo la battaglia dei rifiuti e quindi la raccolta differenziata se non partiamo dai bambini, quindi la scuola, i bambini che influenzano la famiglia, perché una famiglia che ha dei genitori che hanno 50 anni e che non sono stati abituati a differenziare. E quindi l'ambiente, perché il problema non è solo il problema delle discariche, il problema è la salute. E quindi la falla qui, abbiamo avuto in questi mesi a Trani un'altra emergenza, insomma voglio dire, ci sono tutte le premesse perché la società migliori. Allora, noi pensiamo a Trani perché siamo di Trani, ma siamo convinti, e lo diceva anche lei, che poi è un pungolo per tutti, per tutta la società, per il paese intero, per il mondo intero. Quindi in questo senso io mi sono trovato felicemente con loro, perché l'idea di poter dare e poi avere un domani, così, questa trasformazione culturale a cui abbiamo il dovere di partecipare, non possiamo fermarci e dire no, non mi interessa, no, la fa l'altro, la raccolta. Abbiamo il dovere, e siccome c'è questa pigrizia mentale, c'è questa disaffezione per gli altri, c'è questo egoismo, allora io vedo in questo gruppo, in questa idea, poi il gruppo si allarga, si stringe, insomma, in queste idee che ha visto diciamo, qualche protagonista in più, qualche protagonista in meno, ognuno di noi ha il suo livello di impegno, va tutto bene, però io ho diciamo, è una maniera di dare speranza al futuro delle nostre comunità. Visto che abbiamo due rappresentanti di due rubriche, ecco, voglio magari svelare quali sono i prossimi focus su Trani Città dell'Infanzia, per Carlo e per Annalisa. Di cosa parlerete, che so, di qui a breve? Quanto riguarda l'infanzia, indirettamente attraverso la mamma, cioè un programma di attenzione agli aspetti ostetici, perché poi la verità è che questi figli, questi giovani o noi adulti, siamo frutto di un incontro madre-figlio e quindi nasciamo. Noi ci occupiamo di questo futuro uomo, posso dire così. Da quando è stato concepito, dal primo incontro della cellula maschile con la cellula femminile, nell'utero, dalla fecondazione, perché lì comincia la vita, quindi questo è un concetto importante, che si disattende, perché c'è un vizio di fondo, no? Non si pensa che la vita è un tutt'uno, non c'è, come facciamo a livello scientifico per un fatto didattico, c'è l'embrione, il feto, il neonato, ma c'è l'uomo e c'è la vita. E quindi si comincia con il rispetto della vita, ma ecco, una mamma che porta in grembo un figlio ha delle necessità, dei dubbi, delle preoccupazioni, pensiamo alle patologie, alle malattie genetiche, alle malattie virali, oppure all'aver assunto un farmaco, quindi la paura, e subito dice no, devi abortire. Ci sono tanti giudizi sbagliati o pregiudizi che si sfatano, perché è vero che in gravidanza i farmaci non vanno presi, però non tutti sono esclusi, alcuni farmaci sono compatibili, anzi consigliati, insomma di essere di supporto a questo cammino di 9 mesi e oltre, ma questo per l'aspetto diciamo strettamente ostetico che si lega al neonato, ai diritti dell'infante. Poi un giorno io inviterò la direzione, l'ideazione, anche pensare ai diritti dell'embrione, che sono fondamentali, insomma. E poi anche gli aspetti ginecologici, perché oltre che la prevenzione dei problemi in gravidanza o l'affrontare problemi in gravidanza, anche la prevenzione ginecologica.
Che cosa dobbiamo fare adesso? Ma per quanto riguarda noi, pensiamo settimana per settimana, li svolgiamo insieme a questa ostetrica. Penso che affronteremo il problema della mestruazione in senso lato, l'abbiamo già iniziata, come segno di una funzione importante nella vita della donna, e cioè la funzione principale, e mi fermo, è la ovulazione e quindi la possibilità di procreare, una cosa, un miracolo, dico io. E infatti. Annalisa? Diciamo che i nostri post da mamme sono molto istintivi, quindi l'attività di una mamma inizia in prima mattinata e finisce la sera, quindi diciamo che non c'è un programma reale, perché magari ci può succedere una piccola cosa con i nostri bambini che ci impegnano tantissimo, e quindi insomma, quindi sono davvero istintivi. Ecco, visto che sicuramente ci stanno guardando tantissime mamme, vogliamo dire e raccontare, magari anche chi non vive questo tipo di esperienza, qual è la giornata tipo di una mamma? Allora, la giornata tipo di una mamma è... Vabbè, ce ne sono varie. Quella tipo, perché insomma, poi gli imprevisti sono sempre all'ordine del giorno. La mamma in prima mattinata, la prima cosa che fa, insomma, svegliare i propri bambini, scuola, colazione, portarli a scuola. Certo, non senza fatica svegliare i bambini, no, soprattutto suppongo dopo le vacanze natalizie, dopo questi giorni. Sì, è una tragedia. Poi, per me personalmente, con una bambina di 4 anni, capricci, insomma, in prima mattinata, insomma, non è sempre una passeggiata fare la mamma. Quindi, vabbè, poi c'è il momento che vanno a scuola, noi tra virgolette ci rilassiamo, però dipende, molte di noi lavorano, quindi insomma ci dedichiamo. Per qualcuno c'è anche, parlo di mamme, un momento di confronto magari subito dopo la scuola, dopo aver accompagnato magari il classico caffè, la colazione. È immancabile, ogni tanto ci vuole anche quello, perché il confronto è quello che noi facciamo con la rubrica, tra l'altro, quindi confrontarsi. Magari anche per prendere spunto poi. Assolutamente, sì, infatti. E quindi poi si prosegue col pranzo, attività fisiche pomeridiane, compiti, e poi c'è il momento della nanna, che è sempre complicato convincerli a quel momento, però ce la facciamo. Ecco qui, questa è la giornata tipo, sicuramente vi rispecchierete un po' tutte quante voi mamme in questa organizzazione. Vincenzo, io invece voglio chiederti, visto che tu sei stato bambino, sei padre, diventerai nonno sicuramente, però com'è cambiato il mondo dell'infanzia, e quindi da qui è scattato anche un tuo meccanismo per poi dar vita a questo progetto? Come ricordi il tuo essere bambino e come vedi invece adesso i bambini del terzo millennio, possiamo chiamarli? Guarda, per quanto mi riguarda sicuramente è cambiato tantissimo, perché diciamo, seppur non essendo passati tantissimi anni, diciamo, c'è stata un'evoluzione del mondo che ci circonda, che ha cambiato tutte le nostre abitudini e soprattutto anche quelle dei bambini. Cioè, noi da ragazzini giocavamo ancora per strada, cioè non avevamo né le strutture né tantomeno i servizi diciamo offerti, e forse c'era, malgrado questo, un po' più di comunità tra i bambini. Oggi, con appunto il subentro delle nuove tecnologie, degli stili di vita differenti, i bambini sono un po' forse più soli. E questo appunto, questo aspetto è uno dei tanti che mi ha fatto pensare di chiedere appunto alle istituzioni una maggiore offerta di servizi pubblici, perché appunto i bambini possano ritrovare quell'armonia che un pochino si è persa nelle ultime generazioni. E quindi il confronto, e quindi lo giocare insieme. E giocare insieme vuol dire il bambino ricco deve giocare anche con il bambino povero, il bambino povero deve giocare anche con il bambino con difficoltà ambulatorie, quindi disabile. Quindi io vedo l'infanzia futura in una
in un'armonia tra tutti i bambini. Quindi, diciamo, è questo il primo auspicio dei prossimi anni. Questo. Perfetto. Serena, quali sono le prospettive sia del portale sia del progetto? Lo chiedo a te perché, diciamo, tu raccogli un po' tutte le istanze, quindi anche hai una visione, poi ti confronti giornalmente quindi con l'ideatore. Assolutamente. Devo dire che il portale sta crescendo. Sta crescendo perché in concomitanza con la sua diffusione, chiaramente diveniamo familiari a tante persone, quindi sono contattata veramente da tanta gente che vuole portare la sua esperienza all'interno del portale, quindi sono in prossima apertura nuove rubriche, tra cui bambini sport, bambini e musica, ci sono nuovi professionisti che si occuperanno dell'erboristeria, quindi diciamo l'aiutare i bambini attraverso la medicina naturale, quindi è tutto veramente fatto in maniera del tutto naturale, quindi gente che si è avvicinata senza se e senza ma, perché non c'è nulla in cambio se non quello di vedere lo sviluppo del territorio a misura di bambino. Quindi questo è il messaggio che mi preme sottolineare, che non c'è nient'altro se non questo, cioè sinergie che lavorano per un unico obiettivo, cioè il fatto di rendersi totalmente familiari e disponibili per la cittadinanza, ma in questo aggiungo, non solo questa cittadinanza, ma evinco proprio la prospettiva che questo discorso si possa estendere anche fuori, perché è una cosa del tutto innovativa. È del tutto innovativa, quindi tanti professionisti che si sono uniti per il raggiungimento di un unico obiettivo senza compromessi, è una cosa straordinaria, cioè è soprattutto portatore di un messaggio di valori incondizionato. Ecco perché mi preme sottolineare che tutti coloro che rimangono ai margini, che magari non so, vivono il portale come una forma di non so, di punto interrogativo, io li invito veramente a rendersi partecipi, quindi di avvicinarsi, perché soltanto le sinergie possono portare al raggiungimento di questo nobile obiettivo. Gli individualismi non servono. Assolutamente no. E visto che siamo in televisione, per quanto riguarda la TV dei bambini? Ci arriveremo piano piano. È un'ottima idea, è un'ottima idea, un ottimo spunto per poter aprire un discorso di quel tipo. Io sono aperta a tutto. No, quindi l'idea è anche, magari visto che usate un mezzo come quello del web, anche quella magari di creare un qualcosa sul web, una web TV, che sia vicino anche attraverso le problematiche, anche attraverso le rubriche, a quelle che possono essere interessante. Vabbè, abbiamo lanciato questa idea. Chissà, magari ci ritroveremo ad affrontare insieme tutto questo. Vincenzo, 2015? Il 2015 siamo partiti dovrebbe da pochi essere, giorni, quindi ecco, dovrebbe essere proprio l'anno della consacrazione del progetto Infanzia per Trani. Almeno per quanto riguarda appunto l'allestimento dei parchi giochi accessibili a tutti, quindi con l'acquisto delle giostrine che dovrebbero arrivare a settimane, mi dicono. Poi c'è un'altra richiesta già effettuata, che è quella dell'istituzione del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, figura obbligatoria per legge che finalmente anche la nostra città dovrebbe dotarsi, e quindi una figura esterna, un tecnico che diciamo, si deve esprimere sui provvedimenti istituzionali. E quindi sia provvedimenti di giunta che provvedimenti di consiglio comunale. Mi auguro anche che partino il prima possibile i progetti scolastici e parascolastici promossi attraverso il progetto Infanzia per Trani, e cioè il consiglio comunale dei bambini, il progetto Mini Vigili e un progetto di riciclo ambientale, quindi prima parlavamo anche del discorso della differenziata, dobbiamo partire dalle scuole ovviamente. Quindi questi sono, diciamo, gli obiettivi più recenti, diciamo, da raggiungere.
Però è chiaro, siccome attraverso il progetto noi parliamo anche di istituzione della casa del parto a Trani, quindi dobbiamo fare in modo che i tranesi ricomincino a nascere a Trani attraverso questa... Adesso scusami, sono a Barletta, giusto? No? Adesso a Biceglie. Barletta, Biceglie, ok. Sì. Quindi poi si possono, cioè abbiamo proposto anche percorsi casa-scuola per la sicurezza dei bambini. Una sorta di pedobus praticamente. Perfetto, sì, proprio quello. Quindi ci sono tante di quelle proposte che andrebbero pian piano, diciamo, valorizzate. Perfetto. Io ritorno su Carlo, ti spoglio dalle vesti praticamente, ma non proprio, all'interno di questo progetto e ti chiedo invece, visto che ci accingiamo a vivere un momento importante come quello del rinnovo di chi guiderà la regione, ecco, voi magari anche come progetto cosa potreste eventualmente chiedere proprio a chi governerà la nostra regione, a tutto l'apparato a favore dell'infanzia, a favore dei bambini? Siccome chi si candida fa un progetto, un programma politico che è fatto di tante sfaccettature, diciamo a 360 gradi, perché la politica regionale è un governo di una vasta area che deve tenere conto di tante cose, e noi ci sforzeremo di produrre una richiesta da inserire nei programmi di ambe e due i candidati. Certo, per carità. Sì, sì. Adesso lasciamole. E che non debba non soltanto mettere in atto situazioni già previste, per esempio il garante dei diritti dell'infanzia, il consiglio comunale dei bambini, ma anche cambiare la cultura. In fondo, diciamo, nell'evoluzione della società, nei decenni, nei secoli, ci sono sempre stati diritti da acquisire, la donna, l'infanzia, il diritto al voto. Ma noi dobbiamo persistere su questo diciamo impegno a che il politico, la politica, non la politica, abbia come impegno importante, non a scapito di altri settori, ma deve essere inserito questo aspetto. Quindi le città a dimensione dell'infanzia. Ricordo che fino a pochi decenni fa dei diversamente abili non si parlava, le barriere architettoniche, adesso ne parliamo di diritti dell'infanzia. Ma io vorrei aggiungere un'altra cosa provocatoria, visto che siamo... Oltre ai diritti dobbiamo parlare anche dei doveri, perché il cittadino piccolo, perché è un cittadino, però deve imparare anche, deve maturare questa educazione, abbiamo questo dovere. Ormai ti sei preso il carico, non ti puoi più sottrarre. I doveri, perché se no i diritti non si comprendono bene, non si apprezzano bene se non ci sono anche i doveri. Quindi diritti e doveri, e noi faremo un programma, un piccolo programma da proporre a chi si candiderà alla politica regionale. Perfetto, naturalmente poi se ci saranno degli avvenimenti per quanto riguarda Trani, che penso succederanno a giorni, la stessa richiesta andrà fatta anche a chi forse guiderà la città di Trani. Serena, il tuo 2015 invece, sempre in prospettiva di Trani, città dell'infanzia? Il mio 2015 è innanzitutto... continuare a credere in questo progetto, il che vuol dire tenere un clima di forte familiarità tra i professionisti di questo portale, quindi è una vera e propria famiglia, perciò il mio intento è quello proprio di unire tutti quanti e sentirci uno indispensabile per l'altro, quindi mantenere questo clima di sinergia e aprirmi a tutte le proposte che possano arrivare, perché è in crescita, cioè plasmabile, materia plasmabile continuamente, quindi magari io posso non avere qualche idea che mi viene suggerita, come in questo caso della TV dei bambini, che potrebbe diventare effettivamente un valore aggiunto sul portale per renderlo ulteriormente prezioso, quindi materia plasmabile sempre e comunque. Voglio sottolineare una cosa, non ho nominato tutti perché veramente le rubriche sono tantissime, c'è psicopedagogia, c'è psicologia, ce ne sono tante,
therapy, che è un argomento interessantissimo perché avvicina i bambini anche agli animali, e in un periodo in cui si compiono atrocità anche sugli animali è utile far capire anche una linea di condotta in quel senso. Ci sono tantissime rubriche, quindi perdonatemi se non le ho nominate tutte. Voglio anche sottolineare che il portale è una finestra aperta anche sul mondo UNICEF, che ci ha stretto la mano incondizionatamente e che praticamente da secoli opera in campo infanzia, per tutti i diritti dell'infanzia, e c'è la dottoressa Sonia Croce che è il proprio referente per UNICEF, che divulga, e grazie al progetto infanzia sta avendo anche la sua porta d'accesso nelle scuole con progetti straordinari che stanno trovando la loro realizzazione incondizionata sul territorio, tra cui anche le pigotte che nell'ultimo evento del villaggio dedicato al Babbo Natale hanno avuto un successone e quindi abbiamo salvato tante vite, ecco, grazie anche a questo progetto infanzia. Perfetto, 2015 di Annalisa. Ci auguriamo, ovviamente hanno già detto loro cosa ci auguriamo per il 2015, però che il progetto comunque vada, continui ad andare avanti sempre nel migliore dei modi per il bene dei bambini, e condivido anch'io il discorso dei diritti e doveri dei bambini, quindi dobbiamo noi genitori inculcare anche il discorso del dovere, che non è sempre facile, però insomma è certo. un compito che dobbiamo affrontare. Chiudiamo con te, Vincenzo, che sei un po' l'ideatore di questo progetto. Siamo partiti da Trani, città dell'infanzia, ma visto che abbiamo detto un po' all'inizio, ci potrebbe essere anche Bari, Milano, chissà, Corato. Allora, io ritengo che la città più vicina a noi, sotto tutti gli aspetti, è Biceglie. Quindi, tra l'altro, noi abbiamo uno sportello unico per i servizi sociali, Biceglie-Trani, quindi ritengo... alla conquista di Biceglie, città dell'infanzia. Che Biceglie possa essere la prima città che possa collaborare in maniera attiva all'interno del progetto infanzia con Trani. Perfetto, allora magari l'appello lo facciamo, l'appello lì lo potremmo sicuramente fare da questi studi al sindaco di Biceglie, l'avvocato Francesco Spina, affinché prenda in mano questa tua richiesta. Allora, io ringrazio per essere stati qui con noi e credo che non sarà il nostro primo appuntamento, ma ci ritroveremo, e ringrazio, dicevo, Carlo Avantario, medico e curatore della rubrica maternità e ginecologia del portale Trani Città dell'Infanzia, come ringrazio Annalisa Stillavato che cura la rubrica Le Mamme Raccontano, poi ringrazio Serena Gisotti che è la coordinatrice informatica del progetto sempre dedicato a Trani Città dell'Infanzia, e naturalmente l'ideatore Vincenzo Di Bari che coordina questo gruppo di lavoro, che ha avuto questa idea, che praticamente ha lanciato e ha aperto questo spazio tutto dedicato all'infanzia. La puntata di Fatti e Misfatti finisce qui, il nostro primo appuntamento settimanale. Vi ricordo l'appuntamento del mercoledì condotto in studio da Giampaolo Balsamo, con un fatto di cronaca approfondito anche grazie attraverso le pagine della Gazzetta del Mezzogiorno che con noi cura un po' questa rubrica, e per quanto mi riguarda invece l'appuntamento è rimandato a venerdì prossimo, sempre per parlare dei fatti in positivo della nostra regione. Grazie e arrivederci a tutti quanti voi. Grazie.